regole invernali e non la neve. Dai, Estè. Thank you.
bellissima, gli organetti, la banda, e ci hanno aiutato il cuore e siamo felici e siamo contenti. Ma se tutte queste cose non scende dal cielo la benedizione di Dio, le nostre opere vanno un po' alla malora e qualche volta forse tutte alla malora. Allora adesso ci apprestiamo a benedire gli animali, ma soprattutto nell'intenzione della preghiera, questo che vedete qui, il libro rosso, è il libro ufficiale della Chiesa, la preghiera è soprattutto per le persone che custodiscono gli animali, perché non prendano disgrazia, perché non si ammalino, perché siano sostentamento vero e sincero. E perché diano ai padroni, ai gestori, il tempo di non dimenticarsi di Dio. La domenica è giorno di festa e dovete ritrovare il tempo per andare alla messa. Più chiaro di così non lo potevo dire. La messa dura un'ora al massimo. Un anno è fatto di 54-55 domeniche. Allora al Signore dobbiamo dare in un anno intero 54-55 ore. In un anno. E qualcuno, forse anche tra di noi, dice: io non c'ho tempo. C'è tempo per andare a caccia, c'è tempo per andare a pesca, c'è tempo per andare a passeggio, c'è tempo per studiare e c'è tempo per tante cose, buone e meno buone. La nostra pigrizia, il nostro cristianesimo addormentato, ci è stato iniettato un po' di sonnifero. Ecco, allora non sono arrabbiato, sto spingendo un pochino perché sono convinto di quello che dico. Allora benediciamo gli animali, ma l'intenzione è questa, perché i padroni e gli amici dei padroni degli animali ritrovano anche completamente e meglio la via di Dio. Del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dio ha creato l'uomo e lo ha posto sulla terra, perché se si dasse il suo dominio su tutti gli animali e celebri la gloria del suo creatore. Uniamoci al cantico delle creature e diciamo insieme, ripetete insieme: quanto sono grandi le tue opere, Signore. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sì, benedetto Signore, che provvedi il cibo a ogni essere vivente. Sì, benedetto Signore, che hai messo gli animali a servizio dell'uomo come aiuto nella fatica quotidiana. Sì, benedetto Signore, che nei gigli dei campi, negli uccelli dell'aria, ci hai dato un segno della tua bellezza e della tua provvidenza. Sì, benedetto Signore, che nell'agnello pasquale ci hai dato l'immagine del tuo figlio nel quale possiamo chiamarci ed essere tuoi figli. Sì, benedetto Signore, che per mezzo degli animali domestici ci doni sollievo e compagnia. Preghiamo. Oh Dio, fonte di ogni bene, che gli animali ci hai dato un segno della tua presenza e un aiuto nella fatica quotidiana, per l'intercessione di Sant'Antonio, fa che servirci santamente di essi. Quello è un buon cavallo. Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci hai dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica quotidiana, per l'intercessione di Sant'Antonio Abate. Fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana.
per Cristo nostro Signore. Amen. La cosa santa. Eccola, eccola. Il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Adesso facciamo il giro per soddisfare la vostra introduzione in questa volta. Però questa già va bene. Però se si può fare facciamo anche tanto servizio. Luca, speriamo che sono io. No, no, Massimo, dell'acqua c'ha paura che non l'ha vista mai qua. Allora, ci fate prendere un po'. Una via dietro, si va. Allontano. Dario! Ecco! Qui guarda! Uno e due! Come si chiama sto cane? Milo! 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 E Gaia! Gaia! Non da! Vai, vai, vai! Questo l'abbiamo bevuto? No! Buonasera a tutti quanti e vi ringrazio per il vostro intervento. Sono abbastanza soddisfatto perché vedo che ogni anno la gente viene e viene abbastanza. Scusate se io sono una persona, non sono un politico, non so e non sono parlatano, insomma via, ma rancicchio un po', no? Niente, vorrei aprire prima dell'asta, vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno dato una mano. A partire dai pastori che ci hanno regalata in beneficenza un'agnella. Dunque, Balzano Antonello, Tiberio Ernesto, Salvatore Antonio, Brandimarte Maurizio, Salvatore Celestino, Salvatore Stefano, Acciga Alfredo, poi c'è Azienda Agricola Sviluppo Pastorale Rodiano, che per Fabio Carineggio e Presidente Rossi Paolo. E poi un altro due, anzi per la prima volta abbiamo due maialini quest'anno, dunque si vede che la situazione migliora, no? Allora, un maiale ce l'ha donato Massari Tonino, che lo ringrazio molto, sta qui davanti a me. E l'altro maiale è un po' di galline, quante sono le galline? 10 galline ce l'ha donato, ecco, quindi questa è un'altra soddisfazione che uno riceve, no? Dove è lavorato, allora si vede che la gente ha lo sprint da fare e allora grazie a Agritea ci ha donato un altro maiale e 10 galline, per sbaglio? 10 galline. Fedano? Come no? Forse verrà. Fedano, perché la fedano è una cosa finita. Metteranno la banca pure nuova? Così viene. Vorrei continuare a ringraziare anche al comune. Anche al comune perché ha collaborato con le transanne, il parco, soldi non ce ne dà, però nel suo piccolo c'è.
La banda comunale sempre onnipresente, ogni anno, e un grazie veramente di cuore, ma di cuore veramente. Organetti. I Pasquarellari che mi hanno accompagnato dalla prima edizione di quando ho formato il comitato, ormai sono 10 anni. Erano piccoli, adesso sono giovanotti, vedi? I nostri Pasquarellari, l'orgoglio di noi. Oh, chi c'era rimasto? Aiutatemi per te. Basta, che io me ne scordo. Quest'anno, dopo tanti anni e per la prima volta, è intervenuta la regione, l'Ecofest. L'Ecofest ancora non gli abbiamo preso i soldi, però dovremmo prenderli a giorni. Un contributo che ci dà per questo tipo di manifestazioni. Questo è un altro passo avanti abbastanza grande. Come vi ripeto, si vede che la cosa si sente e funziona. No, funziona anche perché i Santesi, un comitato, io là davanti gli sto sempre a litigare perché sennò manco funzionerebbe. Hai bene. O no, ne parliamo papà e papà. Vamo stazza, presidente, vamo stazza. Quindi vuoi fare l'altra, lascia bene. Se no piove. E niente, grazie a tutti un'altra volta e adesso apriamo l'asta. Che quest'anno sono 3 di aste. Sono 3 aste, una per gli agnelli, una per le galline e una per i maiali. Non c'è per le galline che fanno.